nella mia testa c'è sicuramente, ecco, il pensiero di una stagione, diciamo, meno travagliata di quella che poi è stata, quindi, però c'è anche da riconoscere il fatto che siamo stati bravi poi a riprenderci da quel periodo di grandi difficoltà, e quindi prendiamo quello che di buono c'è e basta, e pensiamo, ecco, al futuro, sperando che sia migliore. Quest'anno sì, appunto, dicevo prima, una stagione travagliatissima, quindi sicuramente è stato un anno di crescita, non solo per me ma per tutto il gruppo, e niente, sicuramente oggi è stata una partita che ci ha fatto centrare l'obiettivo, e quindi è stato comunque un motivo di orgoglio e di soddisfazione per noi, per la società e anche penso per tutti i tifosi. Io sono legato alla Pistoiese, quindi penso che mi troverete qui anche l'anno prossimo. Sinceramente è stata... ho fatto il minimo, secondo me, di quello che dovevo fare. Non... mi aspettavo, sinceramente, a inizio anno mi aspettavo di fare di più, quindi sono contento, sì, ma potevo fare di più, solo così. Assolutamente, l'obiettivo era questo. Però se noi guardiamo il girone di andata, come eravamo partiti a fine girone di andata, l'obiettivo era questo, basta questo. Io sinceramente fino a 2 giorni fa pensavo neanche di stare in tribuna, quindi perché c'era stata, ecco, questa, ho avuto un problemino fisico e niente, per me è stato anche tanto, secondo me, ecco, riuscire a giocare così tanto, comunque tutta la settimana scorsa ero stato fermo e niente, va bene così. Stavo bene comunque, non è che sono uscito perché ero stanco. È stata una scelta del mister. Era un clima tesissimo a fine primo tempo nello spogliatoio. No, poi ci hanno fatto 1-2 così, e sinceramente non ce l'aspettavamo. È anche vero che il nostro approccio alla partita di oggi non è stato proprio dei migliori. Comunque è la nostra storia dall'inizio dell'anno, quindi la nostra storia dice anche che molte volte siamo riusciti a ribaltare il risultato, quindi c'era un clima di tensione sì nello spogliatoio, però c'era anche la consapevolezza che si poteva raddrizzare, e fortunatamente è andata bene. Non mi sento vecchio, però sicuramente mi sento uno che ha più esperienza rispetto alla maggior parte, ecco, dello spogliatoio, quindi sì, mi sentivo nello spogliatoio uno con più responsabilità rispetto ad altri, e cercavo comunque sempre di dare qualcosa in più rispetto a quello che magari un giocatore di 24 anni può dare in una squadra. Ma io spero di migliorare l'obiettivo non solo personale, che poi personale, io sì, veramente spero di fare un'annata, ecco, di quello che voglio l'anno prossimo. Non tranquilla, io voglio fare di più del tranquillo. Io ho sempre detto che, cioè, quando sono venuto a Pistoia l'obiettivo minimo era la salvezza. Poi, visto come stanno andando le cose fino a gennaio, uno neanche, cioè, non ci pensava neanche a vedere la classifica giù. Però poi da gennaio in poi sono nati un po' di problemi, sono nati problemi tante nature, cioè, da infortuni a cambiamento allenatore, un po' ci sono stati dei problemi. Quindi quelli che durante la stagione possono essere piccoli obiettivi, secondo me possono diventare grandi. E secondo me questa salvezza personalmente è un grande obiettivo, perché... non ricordo, cioè, non dimentico la notte in bianco dopo Ancona, non dimentico la notte in bianco dopo Lucca. Forse non ci credevo neanche io, però poi uno trova la forza in se stesso e nel gruppo, perché alla fine questo gruppo è formato sì da ragazzi, ma da bravi ragazzi. Forse, cioè, quando uno c'ha 20 anni, c'ha tutte le lacune di personalità e tutto, però metto la mano sul fuoco che sono tutti bravi ragazzi e ci meritavamo questo obiettivo. Quindi per me è un grande obiettivo, sono contento per tutti, perché in minima parte tutti hanno dato il loro contributo. Ringrazio anche voi, ringrazio la gente, la tifoseria, la società, il direttore, il mister, perché, cioè, alla fine Pistoia mancava da 5 anni ai professionisti, con tante difficoltà abbiamo raggiunto questa salvezza, quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi e contenti. Questo è il mio pensiero. Ho sposato il progetto, come si dice, però, cioè, non è, cioè, pensare al prossimo anno, secondo me, ora è troppo, troppo presto. Cioè, ora è giusto che tutti noi, cioè, ci godiamo un po' di vacanze con le persone che amiamo e vogliamo bene, perché è giusto così. Poi c'è tempo per parlare del prossimo anno.
È normale che le scelte deve fare prima la società in base al direttore, allenatore, poi vengono i calciatori. I contratti sì, valgono, però io sono sempre per i rapporti umani. Se la società dirà che io so di troppo, mi sono trovato bene a Pistoia, anche la mia famiglia, proprio come città, ci troviamo bene, però come ha detto il mister, i matrimoni si fanno in due, non voglio essere di peso, se la società dirà che si va avanti, farò le mie valutazioni anch'io, perché è giusto che a 32 anni uno faccia le sue valutazioni, però sono contento veramente tanto per questa salvezza, perché ci tenevo tantissimo e so quanti hanno sofferto nei momenti bui. No, no, io... cioè, questa cosa del rigorista è nata un po'... ridendo e scherzando, perché era Alessandro, poi Alessandro ha sbagliato in un momento così, non ci sono tutti questi grossi rigoristi in squadra, io non ho mai battuto, però Piscitella se la sentiva e non vedo perché un ragazzo che si è procurato il rigore non dovesse calciare il rigore. Poi se... dico, io lo interrompo, scusa, si sono rivolti verso di me e io gli ho detto decidete voi. Infatti, però Piscitella se la sentiva, ho ritenuto giusto che calciasse lui, poi sul secondo ci tenevo a fare 3 gol, ho fatto sempre 2 gol alla stagione, quest'anno... ne ho fatti 3+1 in Coppa Italia, quindi sono contento anche per quello. Meno contento per i tanti gol presi, perché quando sono stato preso qua, cioè, tanti facevano affidamento su di me. Secondo me, quando uno prende 62 gol, un po' di esame di coscienza, cioè, se la deve fare. Però dai, siamo contenti, è inutile trovare il pelo nell'uovo ora, poi ognuno fa le sue valutazioni, c'è tempo fino a quando partiremo in ritiro, sai quante se ne diranno. Poi di proprietà ne siamo veramente pochi e ora sarà la società a ricostruire, a fare le proprie valutazioni. Tanto i ragazzi che sono venuti anche di società appartenenti a società di Serie A hanno dato il loro contributo. Io ringrazio i ragazzi e sono stato anche orgoglioso di essere il loro capitano.